Il fatto di Marcotti solo sulle fonti TV con Giancarlo Marcotti, Finanza in Chiaro, che parla con me e con noi naturalmente delle vicende politiche e economiche più interessanti, con tutti gli scenari che cerchiamo di mettere sul tavolo durante questa parte di diretta. Giancarlo, bentrovato. Grazie Manuela, un saluto a te e naturalmente anche a tutti gli Beh, ascoltatori. naturalmente oggi non vedevo l'ora di collegarmi con te perché ci sono un bel po' di cose che vorrei chiederti, visto che è una settimana cruciale da un punto di vista politico, però più che mai la politica va sempre a braccetto con l'economia, ma più che mai, visto che parliamo di Mario Draghi, ancora di più. E soprattutto perché si deve formare un nuovo governo nell'ambito di quello che potrei e potremmo considerare, credo, un passaggio cruciale, no? Un recovery fund, quindi un'Italia che deve essere quanto più velocemente possibile portata verso una salvezza, ecco, cosa che ancora non intravediamo. Allora, intanto ti chiedo una cosa, Giancarlo. Noi abbiamo parlato più volte di Mario Draghi e ci eravamo detti io e te, anche attraverso i messaggi che sono sempre arrivati, ma chi glielo fa fare a Draghi, no? Di prendere in mano le sorti dell'Italia proprio per le motivazioni che ho appena detto? Sei ancora di questo avviso? E, barra, domanda numero due, che cosa ne pensi? Come vedi questa settimana così importante? Sono capitate di tutti i colori. Io penso che nessuno potesse immaginarsi cose del genere. Quindi, effettivamente, ogni giorno sono sorprese, cioè appunto giornaliere, quotidiane. Quindi, è una fase politica estremamente, io direi, elettrizzante. Poi, naturalmente, ci sono delusioni e così anche ripensamenti da diversi partiti politici. Per cui, vabbè, stiamo a vedere cosa succede. Effettivamente, io ritenevo Draghi più portato verso il Quirinale che non verso Palazzo Chigi. Questo sì. Però non vorrei che il passaggio attraverso Palazzo Chigi sia appunto propedeutico al Quirinale tra qui a un anno. Ecco, Ah, questo ecco, è. diciamo che è solo un passaggio intermedio, diciamo così, no? Prima, allora, facciamo così, per citare il sommo poeta Dante Alighieri, partiamo dall'inferno perché la situazione è assolutamente infernale. Adesso con Draghi, Presidente del Consiglio, arriviamo in purgatorio e poi ci leviamo a, diciamo, altri livelli con Draghi che diventerà Presidente della Repubblica. Potrebbe starci questo paragone, così, poi dipende dai punti di Certo, vista. Ok. potrebbe starci, potrebbe starci. Io, ripeto, pensavo che Draghi fosse più interessato alla presidenza della Repubblica, così anche per concludere al massimo livello una carriera che effettivamente è di altissimo livello, no? Noi sappiamo i passaggi di Draghi, cioè direttore generale del Tesoro, governatore della Banca d'Italia, governatore della Banca Centrale Europea. E quindi adesso, tra poco, insomma, primo ministro, e poi la conclusione, insomma, dell'apoteosi con la presidenza della Repubblica. Ci potrebbe stare, ecco. Ci potrebbe stare, però in questo caso quello che sta succedendo non lo chiamerei Divina Commedia, divina lasciamo proprio da parte, non so se è una tragedia barra commedia, a che punto siamo? Stiamo andando forse verso lidi migliori e poi cerchiamo di capire che cosa deve fare in questo momento Draghi per mettere d'accordo un po' tutte le esigenze. Allora, brevissimamente, l'Italia è da sempre divisa in due, adesso politicamente. Per semplificare, centrodestra e centrosinistra in Italia si sono quasi sempre, sono stati quasi sempre equivalenti, insomma, non c'è mai stata una forte differenza tra il centrodestra e il centrosinistra. E così lo è tuttora, e così lo è tuttora, cioè lo è sempre stata e così lo è tuttora. Ora, a questo punto qua, naturalmente abbiamo visto diversi governi succedersi, e a questo punto qua c'è una novità, cioè arriva Draghi, che è persona non parlamentare, questa non sarebbe una novità, però insomma è persona non parlamentare, che riesce ad avere il consenso di
parte, buona parte, diciamo, anzi la stragrande maggioranza, oltre che del centro-sinistra, anche del centro-destra. Sì. E questa è la grossa novità, cioè il sì di Salvini, Dio mio, ha sorpreso tutti, non è che ci fossero tante persone che potessero pensare a Salvini, che Salvini desse il suo ok senza condizioni, senza roba. È chiaro. Beh, vediamo se non ci saranno appunto, se non ci saranno queste condizioni. Poi ci arriviamo, perché poi i due uomini che ti volevo far analizzare politici sono Salvini e Grillo, però ci arriviamo tra poco. Prima ti faccio fare una panoramica generale. Sì, dicevo che questo fatto è la grande novità. Ovviamente è una cosa che spiazza, se vogliamo, la controparte, cioè il centro-sinistra, ma spiazza anche il centro-destra, perché io, insomma, si vede anche leggendo il web, vedendo i commenti che fanno gli ascoltatori, eccetera, così, parecchie persone che hanno votato Lega e che sono vicini alla Lega non hanno capito fino in fondo questa decisione presa da Salvini. Quindi si apre tutto uno scenario che è da, appunto, da andare a scoprire. Allora, intanto, non a caso, in sovrimpressione abbiamo scritto Draghi acchiappa tutto, ok? E poi, e questo lo dico per onestà, la seconda parte del nostro titolo ha ripreso una tua considerazione che hai fatto in un video per Finanza in Chiaro, cioè al via il governo più pazzo del mondo. Dunque, Draghi che riesce nell'impresa, perché acchiappa tutto, poi vedremo se verrà confermato nell'impresa, di mettere insieme davvero forze politiche che mai avremmo pensato potessero stare insieme nella guida del paese. Però questo potrebbe portare, appunto, come hai detto tu, Giancarlo, a una sorta di pazzia, di follia, ma in senso positivo o negativo, Giancarlo? Perché poi questa è la chiave di lettura, insomma, più importante. Questa pazzia, perché a volte la pazzia è anche positiva, non solo negativa. Certo. Certo, anzi, certo. La maggior parte delle volte magari. Certo, ma guarda Manuela, io ovviamente ho ricordato un po' così quel famoso film di 40 anni fa, film comico, insomma, in cui appunto il disastro di un aereo diventava invece una cosa comica, no? Mm-hmm. E così questo governo mi ha ricordato quella situazione, cioè si è in una situazione drammatica, ma alla fine ci ridiamo sopra, nel senso che non anche se poi naturalmente i problemi sono davvero seri, però insomma mai avremmo potuto pensare di trovarci in una situazione simile. Guarda, io su questa strana, insomma, così anomala adesione della Lega al governo Draghi, sì. Mi ha ricordato, così voglio una metafora calcistica, sai quando un calciatore fa una giocata intelligentissima che coglie di sorpresa la squadra avversaria, però è talmente intelligente che coglie di sorpresa anche il suo compagno di squadra al quale doveva andare questo passaggio, di conseguenza alla fine si risolve in niente, cioè è una cosa talmente furba ma che non la capisce nessuno, no? E quindi alla fine non ottiene i risultati sperati. Quindi, allora, tu hai toccato un tasto, guarda, che è quello che ti volevo proprio buttare io, perché devo essere sincera, io stessa quando ho sentito dell'apertura di Salvini, così partiamo da lui, perché Salvini e Grillo sono i due personaggi politici che voglio porre alla tua attenzione. Mi sono detta, ma cioè, cos'è sta storia? Cioè Salvini insieme alla Meloni, no, continuava a chiedere a viva voce di tornare alle urne, chiaramente, da tempi addietro, cioè da quando Salvini ha fatto cascare il governo col Movimento 5 Stelle, no, che chiede di tornare alle urne. E allora ho parlato con alcuni, esponenti della Lega,
e mi hanno portato a fare assolutamente la riflessione che hai fatto tu. Ponendomi in evidenza, e ce li ho scritti qui perché li so, ma non volevo sbagliare, quelli che sono i numeri, per esempio, del Recovery Fund, no? Parto da qui e poi andiamo su un tema più politico. Ricordiamo che ammonta a 222 miliardi, di cui 144,2 per nuovi interventi, la bozza del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia messa a punto dal governo e all'esame del Consiglio dei Ministri. Sono soldi che, se proprio dobbiamo dirlo, ci riportano a come se fossero otto finanziarie insieme, otto leggi di stabilità insieme, cioè la cifra che in questo momento è in ballo, per così dire, per far riprendere l'Italia. Quindi questo da una parte più squisitamente politico e di dati, dall'altra parte più politico. Mi hanno detto, ma allora Salvini vorrebbe andare al voto, no? Come la Lega, ma siccome in questo momento non si può andare al voto, appunto la sua posizione denota, però chiedo a te, non l'ho detto io, attenzione, è una considerazione che viene fatta in ambiente leghista, una strategia politica veramente fine, che appunto Giancarlo, ci aggiungo quello che hai detto tu, può però non essere capita. Cioè, sta qui, come dire, è inserita in queste due questioni la decisione di Salvini di dire sì a Draghi, che voglio dire sulla carta è assolutamente diciamo, la finanza, no? È quella che, contro cui la Lega si è sempre un po' scagliata, no? I poteri forti. Certo, da esponenti di primo piano della Lega, quelli diciamo più vicini all'essere, insomma, più contrari all'Europa, ecco, più critici nei confronti dell'Europa, cioè, tanto per parlarci chiaro, i celeberrimi Borghi e Bagnai, sono venute delle aperture che chiaramente nessuno si aspettava. Però appunto potrebbero essere delle aperture strategiche o tattiche che invece appunto portano magari nella loro immaginario, insomma, nel loro pensiero portano vantaggio alla Lega. E il vantaggio alla Lega sarebbe quello di arrivare prima alle elezioni rispetto alla scadenza naturale. Ecco, io non si può dire se abbiano ragione o meno, ma pongo però questo problema. Ok, magari arriviamo alle elezioni un anno prima rispetto alla scadenza naturale, ma se ci arriviamo con minori consensi rispetto a quelli che gli vengono attribuiti oggi, cioè, qual Sì. è la cosa migliore? Cioè andare a votare un anno prima ma prendere meno voti o andare a votare un anno dopo e prendere più voti? Cioè, secondo me anche queste questioni dovrebbero essere valutate. Per quanto Ok. riguarda il Movimento 5 Stelle, invece, che è un'altra Ok, cosa ti chiedo importante. scusa, l'ultima Sì, cosa, sì. ma l'uomo chiave, proprio che potrebbe anche far aumentare i consensi della Lega, non può essere Giancarlo Giorgetti, che è da sempre visto come, cioè era stato anche nei saggi di Napolitano, ti ricordi, no? Era stato Sì. comunque uno di coloro scelti. Ecco, non può essere lui come dire, a dare fiducia anche al popolo leghista, se vogliamo. Poi dopo andiamo sul Movimento 5 Stelle. Sì. Guarda, per quanto riguarda Giorgetti, allora, Giorgetti diciamo che, dato che è la persona che da più tempo nella Lega è in Parlamento, insomma, è tantissimi anni che è in Parlamento. Senz'altro ha grande esperienza, però diciamo che non è la persona che attrae dal punto di vista elettorale. Insomma, chi porta voti alla Lega è Salvini, Sì, che è certo. in senso buono un animale da campagna elettorale. Cioè, io penso che un comizio di Giorgetti abbia, insomma, Giorgetti è più dietro le quinte, diciamo, della Lega, no? Colui certo. che, ecco, che a volte magari deve Certamente. anche sedare alcune Certo. sortite un po'. Va bene, Però ok. voglio dire, le sue posizioni sono delle posizioni in cui a chi andrebbe a rubare voti? A Forza Italia? Quindi comunque non cioè, per il centrodestra nel suo complesso non so quanto sia Ok. importante la figura di Giorgetti. Ok, allora c'è anche chi, come Sergio, scrive all'ennesima voltagabbana di Salvini, che ha capito il livello di consenso che ha Draghi e rimarrebbe fuori e rimanerne fuori sarebbe un danno per il consenso.
Quindi ci sono queste due view. Allora, che insomma voglio leggerti proprio per questo. Stavi dicendo Movimento 5 Stelle, poi se vuoi dire anche la tua su questo, assolutamente. Così cambiamo anche il titolo. Ti faccio vedere che cosa ho pensato di scrivere su Movimento 5 Stelle barra Grillo, perché è subentrato, no? Grillo, Beppe Grillo in questa situazione. Grillo, ecco, dalla regia per favore, mettiamo l'altro titolo. Grillo, politico per hobby, è un po' provocatorio come cosa. Ritratto di un comico che decide le sorti di un paese. Perché dico questo? Perché Grillo rimane defilato dando la palla, diciamo così, nelle mani dei vari Di Maio, vabbè, Di Battista in modo marginale, Crimi, che è il portavoce attuale del Movimento 5 Stelle, per poi però ritornare nei momenti cruciali, no? Come dire, Di Maio, Crimi, eccetera, eccetera, diventano quasi come delle comparse, perché è Grillo che, ripeto, prendendo in mano una situazione, decide le sorti del movimento barra del paese, in questo caso, visto che si parla di sostenere o meno un governo. A te, Giancarlo. Hai assolutamente ragione, Manuela. Cioè, alla fin dei conti, questo governo, quello che è appena caduto, insomma, il governo Conte bis, è nato per volere di Grillo, non certo di Di Maio. Quindi che le decisioni importanti, cioè quelle sulle alleanze, vengano prese da Grillo è fuori di dubbio. Però sul Movimento 5 Stelle c'è una cosa molto importante. Infatti, sul Movimento 5 Stelle vorrei presto, se non oggi, magari domani, fare un video, perché è assieme alla Lega diciamo il partito più sotto i riflettori in questo momento. Perché? Perché il Movimento 5 Stelle, attenzione, ha fatto nascere lo dico in senso buono, un animale politico che è Giuseppe Conte. E una persona che in questo momento non vuole mettersi da parte, non vuole dire ho avuto nella mia vita una parentesi durata poco meno di 3 anni, insomma, e adesso ritorno a fare la mia vita. Ero un avvocato prima, ho fatto questa parentesi e torno ad essere un avvocato. Penso proprio che voglia rimanere all'interno della politica. E a questo punto avverrebbe la rottura all'interno del Movimento 5 Stelle, perché il Movimento 5 Stelle effettivamente era un monolite alla nascita, alla nascita. Poi dopo è inevitabilmente da movimento è diventato partito, e quando diventi partito nascono i personaggi e nascono le correnti, quelle che una volta venivano chiamate le correnti, insomma. Quindi nasce Di Maio, nasce Di Battista, ma nasce Crimi, ma nascono anche altri personaggi. Per cui, e poi è nato Conte, cioè Conte è un personaggio incredibile, cioè è nato dal nulla, diventato immediatamente Presidente del Consiglio. Quindi ho sentito proprio stamattina Conte che dice al governo con la Lega no. E questo vuol dire È vero. praticamente che lui si candida a diventare il segretario, diciamo sì, segretario del Movimento 5 Stelle, ma a questo punto è probabile che il Movimento 5 Stelle, se non subito, in tempi abbastanza brevi, si vada a spaccare Beh, in due, certo, una insomma. divisione interna. Beh, a questo punto ti faccio una domanda che poi è l'ultima conclusione, perlomeno in attesa di sapere quello che succederà, ancora un po' più sottile. Abbiamo detto Grillo, che è colui che decide le sorti del Movimento 5 Stelle barra del paese, ma vuoi vedere che è Conte in realtà, proprio perché è stato il Movimento 5 Stelle a lanciare, no? Giuseppe Conte, che non conoscevamo, poi era diventato Presidente del Consiglio nel primo governo giallo-verde, e in questo momento si mette a disposizione del movimento, anche se non lo dice proprio così chiaramente, no? Lui dice: mi appello affinché il movimento capisca che non bisogna essere isolati in questo momento, io sono a disposizione. Quindi è Conte, adesso, ripeto anche qui, domanda tranchant, che decide, e non Grillo, e non Di Maio, non Crimi, cioè è lui a capo del Movimento 5 Stelle già in modo ufficioso, ancora non ufficiale. Allora, è l'elemento di rottura, senz'altro. Cioè, finora chi decideva era esclusivamente Grillo. Questa notorietà, questa popolarità che ha avuto Conte, insomma, per 3 anni presidente del Consiglio di due governi diversi, differenti, insomma, non è che non sia nulla, è tanto, è tantissimo.
E quindi la sua popolarità ha offuscato un po' Grillo, il quale per me ha voluto andare alle consultazioni proprio per rimarcare la sua leadership, solo che nella realtà oramai è tardi, cioè per me si è creata già di fatto, poi dopo vedremo come si concluderà questa frattura all'interno del Movimento 5 Stelle. Non so se è una frattura, una divisione in due, oppure se si frantuma proprio in tante piccole cose. Questo sarebbe da vedere, insomma, è presto per dirlo. Però quello che accadrà nel Movimento 5 Stelle nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, sarà fondamentale per capire come sarà la prossima Italia, quella quando si tornerà Ah al sì? voto, Beh, insomma. certo, anche perché è proprio stato l'avvento del Movimento 5 Stelle con il consenso di oltre il 30% che ha cambiato a livello percentuale diciamo così, no, la divisione in partiti dell'Italia. Chiaramente prima c'era destra e sinistra, sappiamo molto bene, poi si è messo in mezzo il Movimento 5 Stelle. Se non ci sarà più il movimento, che succederà? Forse capiremo meglio appunto quello che gli italiani vogliono. Chissà se esisterà ancora, comunque a prescindere dalla divisione tra destra e sinistra, così come la intendevamo prima della nascita e non solo della salita, dell'ascesa del movimento di Beppe Grillo. Quindi farai un video su questo, sul movimento, Giancarlo, con la finanza in Sì, chiaro? non so se oggi, perché oggi avevo intenzione così di fare un'altra cosa estremamente importante in 10 secondi, veramente. E cioè, quali saranno i rapporti tra l'Europa e Draghi, presidente del Consiglio italiano? Perché i rapporti tra l'Europa e Draghi, presidente della Banca Centrale Europea, li abbiamo visti. Ma Draghi, presidente del Consiglio italiano, come si raffronterà con, per esempio, Ursula von der Leyen oppure con Christine Lagarde? Naturalmente in questo momento arrivano sia dalla von der Leyen che dalla Lagarde grandi elogi per Draghi. Poi bisognerà vedere quando si andrà a discutere, per esempio, di Recovery Fund, per esempio, di legge di bilancio Anche e perché così il via. sistema italiano è il sistema italiano, non è che Draghi può prenderlo, distruggerlo e dire vabbè, da domani è diverso, anche con tutta la lentezza che spesso ci caratterizza, lo sappiamo, no? Poi è chiaro che se c'è, come dire, un'impronta positiva che arriva da un uomo come Draghi e l'Europa potrà per questo recepire diversamente delle prese di posizione, questo credo che sia insomma, da mettere in conto e credo che potrà aiutare. Però poi c'è tutta un'altra serie di questioni che si riagganciano proprio al sistema italiano, come ho detto, quindi al sistema paese. Beh, allora Giancarlo, che dire, noi ti seguiamo tutti i giorni, ma soprattutto oggi, visto che è molto interessante questo spunto su Finanza in Chiaro. E naturalmente continuiamo a sentirci sulle fonti TV il lunedì con il nostro appuntamento del Fatto di Marcotti e ricordo anche che tutte le puntate del Fatto di Marcotti sono disponibili sul nostro sito e sul nostro canale YouTube, quindi potete rivederle quando volete, anzi condividetele. Grazie Giancarlo. Grazie a te Emanuela e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie a Giancarlo Marcotti, noi chiudiamo qui questa prima parte di live, vi ricordo che come sempre sulle fonti TV torniamo alle 14:30 in diretta sui mercati, ma prima tutti i nostri approfondimenti, seguiteci sul sito lefonti.tv, sui nostri social che sono sempre aggiornati e sulle nostre piattaforme di YouTube dove on demand potrete rivedere gli argomenti e gli spunti più interessanti. Adesso i nostri approfondimenti, continuate a restare con noi, vi ringrazio per averci seguiti fino a questo momento.